Sì. Quindi tra gli Elohim e Gesù Cristo c'è un legame, c'è una cosa del genere? Allora, secondo la, se vogliamo dare credito all'interpretazione ufologica, lui potrebbe essere uno dei loro figli, geneticamente prodotto, sì. Siamo nell'ambito delle ipotesi saldamente aggrappate alle nuvole, sia ben chiaro, cioè, se bisogna andare a cauti in genere, lì figuriamoci. Però comunque c'è questa possibilità, nel senso che, appunto, come dicevo prima, questo Gabriel, cioè questo uomo forte di El, che svolge certe funzioni, è quello che compare anche a Daniele, cioè al profeta Daniele, e anche lì svolge delle funzioni, cioè è vestito in un certo modo, tra l'altro è curiosamente vestito nel modo in cui che corrisponde ai primissimi disegni che sono stati fatti dalla pastorella delle visioni di Fatima. Cioè i primissimi disegni di questa qui che si è presentata a Fatima, che si sarebbe presentata a Fatima, la rappresentano prima che la cosa venisse presa dalla Chiesa e trasformata poi in Madonna, e quindi nella rappresentazione che noi abbiamo. Questa qui è vestita nel modo in cui è vestito il Gabriel nelle visioni, negli incontri che aveva con Daniele. Cioè con una tuta aderente sotto lucente, una tunica sopra, una cintura con degli attrezzi messi qui alla cintura che servivano per scrivere rapidamente. Ognuno pensi quello che vuole. E tra l'altro, leggendo le epiche sumere, questi Gabriel, che sono quelli che nel libro apocrifo di Enoch sono chiamati arcangeli, e arcangeli vuol dire comandanti dei gruppi dei Malachim, che erano divisi in gruppi di 100, di 50, di 20 e di 10, quindi nel consiglio supremo di questi Anunnaki Elohim c'era la figura che corrisponde alle valico del Gabriel, cioè dell'uomo forte, quindi di chi aveva un certo tipo di potere, che tra l'altro in certi momenti è sicuramente stata coperta questa figura da una femmina, quindi non necessariamente da dei maschi. E quindi questa roba qui, tra l'altro, la collegherebbe a questa apparizione di Fatima, per cui questa femminuccia vestita come il Gabriel nella Bibbia, poi dopo tutto è sparito. E tutto è diventato entrato nella tradizione che conosciamo. Quali storie che hanno scoperto? Com'è? I giganti che hanno scoperto le tuffa ringando sono talmente. A San Marino ho incontrato, ero relatore lì al convegno di Roberto Pinotti, ho incontrato quel sardo che studia i ritrovamenti dei giganti lì. Mi ha fatto vedere dei denti. Io ovviamente non sono un antropologo, quindi non sono in grado di esprimere un giudizio. L'unica cosa che mi era, siccome lì trovavano schede di 3,5 metri circa, e quei denti lì facevano pensare a 11-12 metri di altezza. E quindi quando poi ci ho riflettuto un attimo, gli ho chiesto questa e gli ho chiesto anche un'altra cosa, ma non mi ha più risposto, quindi non so. Diciamo che, allora, per la Bibbia, che esistessero questi qui non c'era nessun dubbio, ma non so se era nessun dubbio, era normale, cioè gli autori biblici ne parlano senza stupirsi, siamo noi che ovviamente ci stupiamo, non vogliamo. Ma quando è finito il periodo di peregrinazione nel deserto, stando per cominciare la conquista della cosiddetta terra promessa, Giosuè manda, diciamo, una pattuglia a vedere com'è questa terra qui, perché vuole sapere come devono combattere. Loro nomadi devono combattere con popolazioni stanziali, quindi loro partono da situazioni di notevole inferiorità, e quindi vuole sapere quali sono i sistemi di combattimento e di difesa che hanno questi qui, quindi come sono fortificate le città. Quindi mandano una pattuglia, pochissime persone, questi vanno, fanno tutto ciò che devono fare, poi tornano e dicono: vabbè, insomma, abbiamo visto, questi hanno città così e cos'ha, questi tipi di armi, eccetera. Ci sono quei popoli lì, quei popoli là, e poi dicono: e in più abbiamo visto che ci sono ancora i figli di Anak. I figli di Anak sono gli Anakim, che
e corrisponde per assonanza di Anunnaki. E lo dicono con grande stupore. E dicono perché noi, al loro cospetto, ci vedevamo come cavallette. E loro vedevano noi come cavallette. Quindi non andiamo ad attaccarli, perché quelli ci massacrano. Nonostante la benedizione di Dio. Perché la benedizione di Dio aveva un'efficacia molto ridotta. Cioè non è che Dio dice, quella terra lì è vostra, dunque loro. Cavolo, quella terra lì è vostra. Se riuscite a conquistarla, io vi do il mio appoggio, però lì bisogna andare a combattere, tant'è che loro che erano nomadi e quindi non avevano le strutture tipiche dei popoli stanziali, quindi non potevano per esempio lavorare i metalli, loro non possedevano i carri da guerra. I filistei, i fenici, i cananei, i moabiti, gli ammoniti che vivevano sul territorio, popoli stanziali, avevano una struttura per la lavorazione dei metalli e quindi avevano carri da guerra. Allora gli ebrei, Giosuè in particolare, stratega intelligente, capiva che pur in presenza della benedizione di Dio che aveva stabilito che loro, cioè se loro volevano vincere le battaglie, erano costretti a combattere in altura, perché nonostante la benedizione di Dio, se loro combattevano in pianura venivano regolarmente massacrati perché gli altri avevano i carri da guerra e contro i carri da guerra la benedizione di quel signore lì non serviva a nulla. Quindi loro costringevano gli altri a combattere in altura, perché in altura non si possono usare i carri da guerra, e quindi loro con azioni che si sono costruiti, stando quei famosi 40 anni nel deserto, dove hanno dovuto prendere questa cozzaglia di gente assolutamente inesistente, trasformarla in popolo e soprattutto creare una generazione di combattenti attraverso i quali andare a conquistarsi la cosiddetta terra promessa, allora loro hanno messo in atto tutta una serie di strategie a seguito delle quali sono riusciti a conquistarsi dei pezzi, sempre vivendo in mezzo agli altri, eccetera. E quindi, insomma, loro avevano questo, dovevano tenere questo tipo di atteggiamento, ma tornando all'inizio, appunto, questi Anunnaki esistevano e come, questi giganti esistevano e come, la Bibbia, in questo libro qui dico anche a un certo punto dove erano le tre città in cui si sono poi dovuti ritirare, perché questi qui pian pianino diminuivano come numero, e quindi la Bibbia ci dice esattamente i tre posti in cui ancora questi qui si potevano incontrare. Uno di questi si chiama Gat, dove viveva il cosiddetto gigante Golia, contro cui la Bibbia dice che ha combattuto Davide in una parte, da un'altra parte dice che contro di lui ha combattuto un altro. Quindi che Davide abbia ucciso Golia è una bella leggenda che sappiamo, potrebbe non essere vera perché è la Bibbia stessa che la smentisce. Quindi bisognerebbe fare una volta una conferenza sugli errori e le contraddizioni della Bibbia. Cioè nel senso che se io racconto queste cose qui, e queste cose qui, dal mio punto di vista, assumono una valenza storico-cronachistica perché trovano rispondenze in paralleli nelle storie del Medio Oriente. Poi dopo di me vi racconteranno penso di paralleli anche con altre, immagino. Però io, sapete, per adesso sono ancora dentro i miei paletti. Quindi, ecco. Ma se noi andiamo a vedere esattamente come è stata costruita la Bibbia, gli errori, le contraddizioni, le incongruenze che ci sono all'interno, vi devo dire che è difficile non considerarla niente più che un'unica narrativa. A voler essere buoni, uno la potrebbe inserire nella libreria tra il romanzo storico di Manzoni e la narrativa verista di Berger. A voler essere buoni. Di certo è difficile costruirci sopra delle verità. Quindi bisogna ovviamente insomma, accostarsi con libertà di pensiero, solo questo. Prego. Quindi se ho capito quello che mi ha detto io, in noi c'è una parte di questi personaggi che sì, non sappiamo chi siano, sì, che ci hanno creati per manipolarci a seconda dei loro voleri propriamente egoistici. A distanza di millenni si manifestano a delle persone nella loro forma, che viene poi rivestita di un ruolo religioso,
ma che attraverso quella forma comunque continuano a condizionarci e a dirci che cosa fare in un modo o nell'altro, senza che noi ce ne rendiamo conto. Quindi non ne veniamo fuori, siamo continuamente ancora condizionati da loro, indirettamente schiavi loro. Diciamo così, io faccio il mio mestiere, racconto di allora. Mi hanno contattato i israeliani un mese dopo che è uscito, perché adesso questo libro è uscito, questo libro è stato in distribuzione a giugno dell'anno scorso e adesso è già alla fine della seconda ristampa, e all'inizio mi hanno contattato i israeliani proprio perché ovviamente dentro quel libro, con quelle traduzioni lì, trovano un sacco di conferme per il loro capo, e quindi mi hanno chiesto di entrare. Io gli ho detto che ho troppo rispetto per il mio libero pensiero per pensare di andare in un posto dove c'è un capo che mi dice dove stanno le cose, perché non mi piace proprio per principio. E allora mi hanno detto, ah, ma allora tu vuoi in realtà mettere in piedi un movimento? Gli ho detto, guardate, per rispetto del libero pensiero altrui, guai se qualcuno pensa di venire dietro a me. Nessuno deve venire dietro a me. Ognuno deve ragionare. Io dico delle cose, ognuno le piglia, ne fa quello che vuole, le accartoccia, le butta nel cestino. Quando usciamo di qui, tutti amici come prima. Stesso che non cambia assoluta. Io racconto le cose che leggo. Alle volte racconto anche, come mi è successo al congresso internazionale del Gauss a Firenze, dove c'erano dei fisici dell'Europa dell'Est, polonesi, dell'aeronautica militare americana, dove ho detto io vi racconto le cose che leggo, vi racconto anche le cose che non capisco. Ma siccome sono scritte così, perché io non sono né un fisico né un ingegnere aeronautico, quindi io ve le racconto così. E poi succede, come è successo lì, che subito dopo il mio intervento chiede la parola al fisico Petruccio per dire adesso vi spiego io ciò che il relatore di prima ha letto nella Bibbia, ma che ha detto che lui non mi sapeva spiegare, l'ha spiegato lui, ma non ero mica d'accordo. Quindi per dire che, allora io racconto ciò che c'è scritto là, cosa facciano adesso? Non lo so, ho detto prima, io non ho mai visto un UFO in vita mia, sto fuori dagli ambienti dell'ufologia, ma sto fuori proprio perché, cioè, vado a parlare per il gruppo Roberto Pinotti, come vado a parlare per il Gauss, vado a parlare per i gruppi Stargate Italia, vado a parlare per il gruppo Forgione, ero in Umbria 3 settimane fa, proprio perché non mi occupo di ufologia, nel senso io faccio il mio mestiere. Quindi che cosa facciano quelli adesso, se questi ci succhino l'anima? Se... non lo so. Con gli israeliani appunto gli ho detto, poi chiudendo, appunto che ho troppo rispetto per il libero pensiero altrui per pensare di formare, come dire, un gruppo, una società, io non formo assolutamente nulla, io vado avanti per la mia strada, anche perché io non so dove vado, questo sia ben chiaro, non so dove vado, quindi non posso dire a nessuno viene dietro a me perché non so dove va, dove vai non lo so, ma chiedo ognuno per la sua strada. E gli ho detto anche, voi tra l'altro avete un vantaggio rispetto a me, che il vostro capo parla con gli Elohim tutti i giorni, io no, passo dei giorni senza neanche ricevere un sms sul cellulare, per fortuna, quindi voi ne sapete immensamente più di me, quindi voi fate la vostra strada, io faccio la mia, quindi non so cosa facciano adesso.